aveva già varcato pure da quattro lustri la soglia dei cent'anni. Dopo la prima persecuzione che colpì soltanto la comunità cristiana di Roma, alla quale Nerone aveva addossato il doloroso incendio della città dell'anno 64, vi fu un periodo di relativa pace. Un breve sussulto persecutorio si ebbe sotto l'imperatore Domiziano, che mandò a morte alcuni cristiani dell'aristocrazia romana, nella quale la fede cristiana aveva cominciato a penetrare. Poi la persecuzione esplose sotto l'imperatore romano Traiano e si estese in tutte le province dell'impero, anche se lo scopo della persecuzione non era tanto quello di punire con la morte il cristiano, quanto quello di procurarne la ritrattazione. L'ammirabile fermezza con cui i cristiani rifiutarono questa ritrattazione costituisce una pagina gloriosa della storia della Chiesa. Fu appunto sotto Traiano che il venerando vescovo di Gerusalemme, fratello di Gesù, condivise con Cristo il supplizio della croce. Tantissimi auguri a coloro che oggi festeggiano il monastico, il compleanno, l'anniversario di matrimonio, il giorno del battesimo o altre ricorrenze di carattere religioso. E a tutti voi ascoltatori, soprattutto a voi cari ammalati, auguriamo una giornata serena. Thank you.
ascoltatori. Questa mattina ci troviamo nel santuario Santa Maria di Loreto a Lugano, Ticino, Svizzera, per la recita del Santo Rosario, delle lodi della seconda settimana del Salterio e la Santa Messa. Presiede la liturgia Don Giorgio Paximadi, concelebra Don Marek Kowalczuk e i sacerdoti studenti del convitto ecclesiastico Santa Casa di Loreto. Prima di raccoglierci in preghiera ascoltiamo una presentazione da parte di Don Giorgio Paximadi, rettore del seminario. Buongiorno a tutti carissimi radioascoltatori, benvenuti in questo nostro santuario di Santa Maria di Loreto. Si tratta di un piccolo santuario della città di Lugano dedicato alla Madonna di Loreto, che nasce da una immagine della Madonna, non da un miracolo particolare, ma da una venerazione a una santa immagine campestre della Madonna che era poco fuori dalle mura della città di Lugano e che a un certo punto ha incominciato a elargire grazie ai suoi fedeli, a coloro che venivano a trovare e a pregare davanti a lei. Si trattava di una semplice santella campestre. Poi, verso la fine del 400, questa immagine della Madonna fu aggiunto un piccolo santuario campestre che poi pian piano, con la devozione delle fedeli, si allargò, si ampliò e si anche arricchì di opere d'arte, che alla fine fu dotato una riproduzione della Santa Casa di Loreto, cioè una riproduzione della Santa Casa con una riproduzione della Vergine Dea di Loreto, come cappella della Madonna interna, questo santuario dove è particolarmente caro ai luganesi venire a pregare. Questo santuario recentemente è stato arricchito anche da un dono importante, dal dono della presenza di una pietra della casa di Nazareth, quindi come nel santuario grande di Loreto delle Marche sono presenti pietre della casa della Madonna, così anche qui è presente una pietra della casa di Nazareth. E poi il santuario è anche unito canonicamente tanto alla Basilica di Nazareth che alla Basilica di Santa Maria Maggiore in Roma, e per questo gode anche di importanti doni, di concedere l'indulgenza plenaria a coloro che vengono a pregare in esso. Ci raccogliamo dunque in preghiera adesso per la Santa Messa, preceduta dal Rosario, unita alle lodi. Vogliamo affidare all'intercessione della Vergine Santissima tutte le nostre intenzioni, soprattutto tutte le intenzioni che sono nel cuore di tutti voi, carissimi radioascoltatori, le intenzioni particolarmente di coloro che soffrono, in unione con la preghiera di tutta la Chiesa, con la preghiera liturgica di tutta la Chiesa. Iniziamo con un canto. Madre del uomini, Santa
sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi dimentichiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente quelle che siano offese dalla tua misericordia. Regina della pace, prega per noi. Nel secondo mistero glorioso contempliamo la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Padre nostro, sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia donata la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria.